Se sarete sempre più una congregazione in uscita, realizzerete la vostra vocazione di portatori di misericordia, di riconciliazione e di pace. Così Papa Francesco si è rivolto ai 200 partecipanti al capitolo generale dell'Ordine dei Frati Minori, ricevuti in Vaticano, ai quali ha ricordato due tratti essenziali della loro identità, la minorità e la fraternità. Minorità è essere piccoli davanti a Dio e fraternità è essere solidali nella misericordia e nell'aiuto reciproco. Seguendo la regola di San Francesco, che invita i suoi frati a non litigare e non giudicare gli altri, restando miti, modesti e umili. Vivendo, ha spiegato il Papa, un'esistenza cristiana e religiosa senza perdersi in dispute e chiacchiere, coltivando un dialogo sereno con tutti, con mitezza, mansuetudine e umiltà, con mezzi poveri, annunciando la pace e vivendo sobriamente, contenti di quanto ci ha offerto. Ciò richiede anche un impegno deciso nella trasparenza, nell'uso etico e solidale dei beni, in uno stile di sobrietà e di spogliazione. Se invece siete attaccati ai beni e alle ricchezze del mondo e ponete lì la vostra sicurezza, sarà proprio il Signore a spogliarvi da questo spirito di mondanità al fine di preservare il prezioso patrimonio di minorità e di povertà a cui vi ha chiamato per mezzo di San Francesco. O siete voi liberamente poveri e minori o finirete spogliati. Voi avete ereditato un'autorevolezza nel popolo di Dio, con la minorità, con la fratellanza, con la mitezza, con l'umiltà, con la povertà. Per favore, conservatela, non perdere questo. Il popolo vi vuole bene, vi ama.